Buonasera, ben ritrovati a Cuccioli e Campioni, venerdì sera insieme per portarvi nel mondo del Pescara dei giovani, dalla scuola calcio alle squadre giovanili, ma anche nella prima squadra, perché come sempre avremo ospite in trasmissione un giocatore del Pescara. Questa sera sarà Rodrigo Gut. E intanto qui abbiamo un ex bandiera del Pescara, il nostro coach Marco Sansovini. Ciao Marco. Ciao Mila, buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovato. Allora, è stata una settimana di lavoro, il Pescara che tornerà in campo dopodomani dopo la sosta, le giovanili non si fermano nonostante non ci sia un campionato. A proposito, ci sono novità in questo senso? Agonismo ancora? No. Niente? Per ora niente. No, nessuna data certa, noi andiamo avanti con gli allenamenti. Però tu hai ritrovato in settimana dei giocatori che ultimamente non avevi in rosa. Sì, sono tornati ragazzi che abitano al Convito, quindi ragazzi che vengono da fuori regione. Ed erano un paio di mesi abbondanti che non li vedevo, che non stavano nel gruppo. Facevamo con loro dei video allenamenti, però siamo strafelici di averli raccolti con noi. Le temperature scendono, si lavora sempre con la solita tenacia all'appoggio degli ulivi? Sicuramente, si va più forte per riscaldarsi. Come è iniziato questo anno, Marco, in squadra? Tu ricordiamo alleni gli under 16, che aria si respira tra limitazioni per il Covid, buoni propositi per il nuovo anno, mancanza di egoismo? Sì, ecco, soprattutto quello lì, la mancanza della partita, del campionato, ma i ragazzi soprattutto credo che l'avvertano. E quindi bisogna un po' inventarsi qualcosa durante le sedute di allenamento, anche dei tornei, dei mini tornei, creargli una competizione fra di loro per tenerli un po' su, diciamo, con il morale e con la competitività. Esigenze che Marco Sansovini ha in comune con un altro ex illustre del Pescara, Mauro Esposito, che adesso allena gli under 13 biancazzurri. E lo abbiamo in collegamento con noi, in collegamento Zoom, perché lui è ancora in campo. Ciao Mauro! Ciao Mila, buon pomeriggio! Buon pomeriggio, buonasera, perché noi ovviamente vediamo la luce, quindi stiamo registrando, però andremo in onda di sera, quindi diciamo anche buonasera ai nostri telespettatori. Tu sei ormai impegnatissimo nel mondo giovani del Pescara. Come diceva Marco, tenere i nervi saldi e tesi anche di questi ragazzi, nonostante non ci siano partite da giocare. Intanto saluto Marco e ti faccio i complimenti, perché avere in trasmissione un personaggio come Marco, hai fatto veramente un grande acquisto. Complimenti. Grazie, grazie. Ne siamo convinti anche noi, sì. E poi è vero quello che dicevi tu, non è facile per i ragazzi allenarsi soltanto in questo periodo, sapendo che poi il sabato e la domenica purtroppo non ci sono partite. Però il fatto che loro vengono al campo con l'entusiasmo, la passione che trasmettono ogni giorno nell'allenarsi, per loro è una grande cosa. Quindi dobbiamo ripartire da questo, no? Farli allenare, farli continuare a divertire, e poi sono sicuro e siamo convinto che torneremo ad abbracciarci e a giocare soprattutto, perché capisci bene che per un ragazzo di 12-13 anni non disputare partite diventa veramente difficile. Allora Mauro, con Marco Sansovini non avete mai potuto condividere il campo, però questa è un'esperienza che ti manca, sarebbe stato bello condividere il reparto offensivo con Marco Sansovini. Faccio la stessa domanda a te Marco riguardo a Mauro. Marco è un po' non abbiamo mai giocato, non abbiamo mai avuto la fortuna di giocare insieme, è vero. Però secondo me potevamo fare bene insieme, nel senso che eravamo due giocatori molto simili, no? Rapidi nel breve, nell'uno contro uno, magari lui più una seconda punta, io ho fatto una carriera giocando da esterno, però come caratteristiche ci somigliavamo molto. Marco? Ma avrebbe fatto più piacere a me giocare assieme a Mauro, perché lui ha fatto una carriera eccezionale, veramente da top player, quindi gli faccio i complimenti. E poi sono intanto contento di averlo conosciuto, perché è una persona veramente splendida, sempre solare, molto umile, e vedo
il rapporto anche che ha con tutti i membri dello staff e con i ragazzi è un rapporto veramente eccezionale. È vero. Mauro, però tu puoi invitarlo a giocare con te, perché prima di andare in onda gli hai lanciato una specie di sfida, no? La vuoi ripetere qui? Sì, sì, Mila, anche se Marco sta iniziando adesso a praticare questo nuovo sport che è il paddle. Io a calcio lo faccio dire da te, me lo faccio dire da te, com'ero a calcio quando giocavo, secondo te? Marco, ah, a me? Beh, sì, era sì. Una freccia. A me o a Marco? Ero bravino. Era un grande talento, ma secondo me lo sei ancora, nel senso che tu tornassi in campo lo saresti ancora. Fino a poco tempo fa giocavi però, in maniera amichevole. Però se mi vedi giocare a paddle sono veramente bravo, eh. E quindi, Marco, visto che stai iniziando a giocare adesso, ci vorrà un po' di tempo prima di sfidarmi. Però lo sfiderò volentieri, perché secondo me è bravo anche lì. Accettata Marco, quando vuoi. Assolutamente, giustamente mi ha invitato ad allenarmi, perché inizio adesso, mi piace e vorrei diventare come lui a paddle. Bene, allora poi noi verremo a riprendere una sfida, quando ci sarà, da alleati o da avversari, non lo so, perché in paddle si gioca a coppie, giusto Mauro? Potresti giocare anche tu, Mila, eh? Magari, sì. Io vengo con tua moglie, perché c'era già una specie di accordo che poi non è mai andato in porto, quindi potremmo lanciamo fare anche questa sfida, allora, dai. Allora, intanto approfitto anche per salutare Alessandra. Io volevo coinvolgervi sul prossimo appuntamento del Pescara. Dopodomani si ritorna in campo, scontro diretto contro la Cremonese. Che cosa prevede Mauro? Cosa prevede, cosa ipotizza Marco? Comincia tu, Mauro. Ma io dalla partita, secondo me, di Reggio Emilia, con la vittoria che abbiamo fatto lì contro la Reggiana, secondo me ci può essere una svolta del nostro campionato. Per come è arrivata quella vittoria, no? Con un uomo in meno, con il gran gol di Scognamiglio che si rompe una testa per fare quel gol. Quindi ho visto una squadra con l'arrivo di Breda, non è che gioca comunque sta giocando un grande calcio, però vedo una squadra molto più combattiva, vedo giocatori che non è che prima non lo facevano, però una squadra molto più attenta, molto più organizzata. Quindi secondo me quella vittoria di Reggio Emilia può essere veramente la svolta per il campionato del Pescara e possa veramente continuare a fare un grande campionato. E quindi già dalla partita con la Cremonese, che sappiamo ha cambiato allenatore, quindi non sarà facile, però sono fiducioso e penso che Pescara possa vincere e possa fare dei risultati positivi da qua alla fine del campionato. Marco? Sì, mi allineo a quello che ha detto Mauro, mi trova completamente d'accordo, è una squadra adesso che sembra abbia capito il momento e si sia calata alla perfezione nel campionato, e perciò anche sottolineo quello che ha detto Mauro, come è venuta soprattutto questa vittoria a Reggio Emilia, quelle sono vittorie che comunque fortificano il gruppo, danno delle certezze e è normale che poi ci vuole la continuità, perché quello è l'ingrediente principale durante l'arco della stagione. Mauro, mostraci un po' del vostro allenamento al Delfino Training Center. Devi sapere, Mila, ho più collaboratori io che Breda in prima squadra. Guarda, abbiamo il dirigente che segue l'allenamento tutti i giorni, Alfredo, ciao, ciao Alfredo Capuzzi, ciao. Poi stile Guardiola. Questo il Pescara bisogna dire non ci fa mancare niente, veramente abbiamo tutto. Giro la telecamera, ti faccio vedere i miei collaboratori. Guarda, c'è Manuel Stante qui. Salutiamo anche Manuel Stante. Organizza i ragazzi che si allenano. E poi c'è anche una conoscenza di Marco. Adesso mi avvicino. Ci abbiamo un altro collaboratore top del nostro settore giovanile. Andrea Trapani, eccolo qua. Un altro collaboratore che è anche il collaboratore di Marco. Marco, vuoi salutare Andrea? Certamente, ciao Andrea, buon lavoro. Ciao, Marco. Ciao, saluto anch'io Andrea Trapani. Buon lavoro ai ragazzi, che stanno facendo? Aspetta Mira, lì in fondo abbiamo il preparatore dei portieri, Antonio Cozzi. Ah, Antonio Cozzi, ciao Antonio. Antonio, siamo in collegamento, Antonio.
Non ci sente Antonio, è molto impegnato nel suo lavoro, professionista esemplare. Antonio, un saluto a Mila veloce. E a Marco. Provatore dei portieri. Ciao Antonio! Vai, guarda Mila. Sì, guarda. Eccolo. Lo vediamo. Vediamo anche ai ragazzi. Sì. Aspetta. Vai Antonio, facciamo un altro. Prendiamo l'ultimo che abbiamo tre portieri, Mila, altrimenti. Ma che bravi. Bravissimo. Perfetto. Adesso e i ragazzi qui, la squadra. Bene, questa immagine live dell'allenamento al Delfino Training Center, anche perché tra poco i ragazzi... Questa è un'eccezione che faccio solo per te, Mila. Grazie, guarda, ti sono immensamente grata e come premio ti invito a Cuccioli e Campioni più tardi, perché... Lo sai che mi fa sempre piacere, grazie. Anche a me, grazie Mauro, ti aspettiamo più tardi insieme ai tuoi under 13, ai collaboratori, quindi saranno i ragazzi di Mauro Esposito più tardi a fare le domande a Rodrigo Gut. Eccolo, ciao Mauro, ci vediamo più tardi. Allora, gli under 13 e gli under 16 sono 3 anni di differenza, ma c'è tanto di vario in questi 3 anni a livello psicologico, anche nel modo in cui si affronta il calcio, Marco? A livello psicologico, a livello fisico cambia totalmente, sono due età differenti. A 13 anni diciamo sei poco più di un bambino, a 16 anni sei un ragazzo che sta raggiungendo la sua maturità, quindi questi 3 anni passa una vita, veramente passa tutto un mondo. Uh-huh. E giustamente anche a livello didattico, per quanto riguarda gli allenamenti, è normale che qualcosa sicuramente cambi. C'è stato il ritorno a scuola, siccome parliamo di una fascia di età che è stata in didattica a distanza fino a pochi giorni fa, con il ritorno a scuola è cambiato qualcosa nel modo di impegnarsi, di vivere il calcio per i ragazzi? Ma io non ho notato particolari differenze. Staccano di più? No, non l'ho notato onestamente, forse perché vengono sempre al campo con un entusiasmo massimale, perciò sia che vadano a scuola, sia che invece non vadano e vengano solo all'allenamento, almeno parlo per i miei, non cambia niente onestamente, non ho visto differenze. E adesso iniziamo con i servizi della nostra trasmissione, anche se abbiamo parlato poco fa nel collegamento con Mauro Esposito, lo intervistiamo sul campo in una situazione di normalità, diciamo, e Luca Teseo ha realizzato questo servizio, Mauro Esposito con i suoi under 13. Siamo contenti perché non vediamo l'ora, purtroppo c'è questo momento di difficoltà che attraversiamo tutti del Covid, però la voglia di allenarsi dei ragazzi, la voglia di fare attività, di fare calcio è talmente tanta che non ci preoccupiamo di quello assolutamente. È normale che i ragazzi bisogna responsabilizzarli in questo momento di difficoltà, però abbiamo tutto per metterli in sicurezza e per allenarci e giocarci nei migliori dei modi. Ma quest'anno è un gruppetto nuovo, per me ho preso questo gruppo nuovo e come primo impatto sono molto contento perché la mia più grande soddisfazione che sto riscontrando in questo momento è che hanno talmente tanta voglia di allenarsi che faccio anche fatica certe volte a farli uscire dal campo. Questo è un grande vantaggio per me che li alleno e soprattutto per loro che dimostrano ogni giorno la voglia e l'entusiasmo di allenarsi e di migliorarsi. Il primo giorno mi hanno fatto talmente di quelle domande, tante domande, che a un certo punto abbiamo perso tanto tempo. Non me lo aspettavo perché pensavo che non mi conoscessero, però sono contento. Io
ho fatto il paragone di quando giocavo io e io ho detto che avevo l'età loro quando ho iniziato a giocare, quando ho lasciato la famiglia, perché volevo raggiungere un obiettivo, avevo un obiettivo in testa, quello di giocare a calcio, e per me ogni allenamento era una gioia, avevo entusiasmo di venire ad allenarmi, perciò è quello che gli consiglio sempre, è quello che voglio che loro abbiano in testa, e da questi primi giorni, da queste prime settimane mi stanno dimostrando veramente tanto. Oggi non lo possiamo dire se diventeranno dei calciatori, però il fatto che si divertano, il fatto che vengono al campo e vogliono migliorarsi, questo è veramente tanta roba, è veramente un vantaggio, come dicevo prima, per un allenatore che li allena e per loro stessi che dimostrano ogni giorno di avere sempre più voglia. Molto belle queste parole di Mauro Esposito, ha detto in alcuni ragazzi, mi rivedo io, capita anche a te di ricordare te stesso in uno di questi aspiranti campioni che alleni? Ma capita tutti i giorni, onestamente, non solo in qualcuno, ma proprio nella loro completezza di ragazzi, di gruppo, mi rivedo io con i miei ex compagni di squadra, e rivedo la mia vita, no? Uscivo da scuola, andavo a fare l'allenamento, tornavo, ristudiavo, insomma quello che ho vissuto io lo stanno vivendo loro, quindi cerco anche chiaramente di comprendere le problematiche che possono incontrare, andargli incontro, essere aperto il più possibile per dargli un consiglio, per aiutarli in qualche modo. Grazie, noi dobbiamo salutare Marco Sansovini perché ha gli impegni con i suoi under 16, noi andiamo avanti con i servizi perché torneremo all'Elfino Training Center insieme a Luca Teseo per intervistare i ragazzi di Mauro Esposito, quindi torniamo all'under 13 e salutiamo Marco che ritroveremo invece tra una settimana a Cuccioli e Campioni. Grazie buonasera Marco, buona settimana. A voi, grazie. Buon fine settimana. Speriamo che tu possa portarci venerdì prossimo delle notizie belle per quanto riguarda i campionati, che magari è possibile che si sappia già qualcosa tra 7 giorni? Non credo, onestamente non sono molto fiducioso su questo discorso. Vabbè, speriamo almeno si apra uno spiraglio, che tu ci possa dire forse succederà questo. Allora, torniamo al Delfino Training Center con Luca Teseo, gli Under 13. Ciao Marco. Io sono Simone, gioco al Pescara da 3 anni, sono un difensore. Ciao, sono Stefano Agresta, gioco al Pescara da 2 anni e ho 12 anni, sono centrocampista. Con Mister Esposito mi trovo molto bene, ci fa fare allenamenti molto intensi che a me personalmente piacciono e ci mette molta grinta nelle cose che fa, cioè ci tiene. Mi è piaciuta molto, la sono andata a rivedere la stagione che ha fatto col Cagliari, che secondo me è stata, non se non la migliore, una delle migliori, e questa è la stagione che mi è piaciuta di più. Mi piace Memushai perché anche quando andavo a guardare le partite allo stadio qualche anno fa mi piaceva molto il suo stile di gioco. Il mio preferito al momento è Scognamiglio. L'hai mai incontrato, ci hai mai parlato? No, non ho avuto questa fortuna, però l'ho visto giocare dal vivo spesso e anche a bordo campo. Sento che dà molte dritte ai compagni e secondo me è anche un buon leader a livello dentro lo spogliatoio. Il mister Esposito è molto bravo, ci dà molte dritte utili che possiamo usare in campo e dei consigli fondamentali anche perché ha giocato nella massima categoria. Al momento mi trovo bene come difensore, non penso di variare, anche se negli anni scorsi ho giocato sia terzino, esterno,
Ho provato anche a fare il centrocampista, ma penso che il mio ruolo al momento più funzionale sia il difensore centrale. E torniamo in studio dal Poggio degli Ulivi Delfino Training Center. Marco Sansovini, lo abbiamo salutato poco fa, ma aggiungiamo ospiti in virtuale perché abbiamo in collegamento Zoom tanti ospiti. Ritroviamo Mauro Esposito, allenatore degli Under 13, che nel frattempo è tornato a casa, ha fatto la doccia. Ciao Mauro. Buonasera. Buonasera, ben ritrovato Mauro, e con te ci sono i tuoi ragazzi, gli Under 13 della Pescara Calcio, ci sono anche il dirigente accompagnatore Alfredo Capuzzi e il tuo vice Manuel Stante. E è arrivato anche il calciatore, è arrivato Rodrigo Gut, che salutiamo. Ciao Rodrigo. Ciao Mila, buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti, e c'è il nostro Massimo Profeta. Buonasera. Allora, Rodrigo, questo primo anno fuori dal settore giovanile sta andando come ti aspettavi? Beh, sicuramente, cioè, ho visto una grande differenza tra il settore giovanile e la prima squadra, ma ti posso dire che è una grande esperienza per il primo anno e, cioè, si punta sempre in su a crescere. I ragazzi hanno preparato delle domande per Rodrigo, quindi saranno loro tra poco a prendere tutta la scena di questa trasmissione. Volevo chiedere a Mauro Esposito, un calciatore come Rodrigo è un esempio per i tuoi ragazzi, perché è giovane e appunto fino a meno di un anno fa era in un settore giovanile. Sì, sì, ma infatti parte tutto da lì, no? Da quando inizio a giocare a calcio, dal settore giovanile, con la passione, con la voglia che io dico sempre ai miei ragazzi, quella non deve mai mancare. Poi è ovvio che ci devono essere le doti tecniche per ambire a giocare a grandi traguardi, però la testa, la voglia, la passione di venire al campo con il sorriso, la voglia di allenarsi giorno dopo giorno in questo periodo particolare che stiamo vivendo pure, no? Che non ci sono partite, dove non possiamo fare partite, quindi per loro l'allenamento quotidiano deve essere un qualcosa in più per spronarli a dare sempre il massimo, perché poi dopo le partite ritorneranno ritorneremo a farle, quindi per loro oggi l'allenamento è fondamentale, e questa la voglia non deve mai mancare, è quello che penso che ha Rodrigo. Oggi si sta affacciando per la prima volta in un campionato importante come la Serie B. Fino all'anno scorso faceva la primavera, ha fatto tutto il settore giovanile, quindi può dire lui benissimo cosa vuol dire partire dal niente e poi arrivare ad ambire a grandi palcoscenici. Ecco, come dicevi bene tu, può ben dirlo Rodrigo, perché lui a 17 anni ha lasciato il Brasile inseguendo appunto il sogno del calcio, e da questo momento in poi comincia Massimo Profeta raccontandoci la figura di Rodrigo Gut. Sì, Rodrigo Gut, prima esperienza intanto tra i grandi per questo gigante brasiliano con origini tedesche, lui ha doppia nazionalità, ricordiamo Brasile e Germania, naturalmente spera di consacrarsi a Pescara, c'è molta concorrenza, però Pescara è stato sempre un trampolino di lancio per i giovani. Cresciuto, lui è di proprietà dell'Atalanta, intanto diciamolo subito, da circa 3 anni, nel 2017 è stato acquistato dal sodalizio nerazzurro. Fucina di talenti, cresciuto nella Curitiba, spero che si pronunci così, il gigante brasiliano che è alto 1,92, quindi stiamo parlando di un giocatore molto prestante dal punto di vista fisico. Gut ha fatto parte anche della selezione verde-oro, dunque della nazionale brasiliana, che ha vinto il campionato
sudamericano sub 17. Non è affatto un dettaglio, perché sono i migliori giovani brasiliani che si sono distinti. Ha vinto il campionato appunto sudamericano sub 17 e poi si è classificato al terzo posto con la sua nazionale ai mondiali di categoria in India. Tra l'altro, di quella nazionale facevano parte sia Wesley, che è un giocatore della Juventus Under 23, che ieri ha giocato in prima squadra in Coppa Italia contro il Genoa, dunque è stato lanciato da Andrea Pirlo, che lo stesso attaccante talentuoso del Real Madrid, Vinicius. Quindi stiamo parlando insomma di giocatori di un certo livello tecnico. È un difensore, Rodrigo Gut, col vizio del gol, tra l'altro secondo me ha una buona tecnica, lo ha anche dimostrato in questo primo scorcio di campionato, col vizio del gol, perché lo scorso anno nel torneo primavera ne ha segnati 4. Il suo modello è Thiago Silva, all'Atalanta c'era Tomori che era un punto di riferimento. Thiago Silva insomma non ha bisogno di presentazioni, ex Milan, ex Paris Saint Germain, da quest'anno al Chelsea. Finora si è ritagliato secondo me un discreto spazio Rodrigo Gut, perché ricordiamoci insomma è arrivato, non lo conosceva nessuno. Io tra l'altro Mila lo posso dire adesso, a distanza di mesi ho seguito la trattativa l'ultimo giorno di mercato, in realtà se ne parlava già nelle settimane precedenti, diciamo a settembre, poi però era stato un po' messo da parte come nome perché il Pescara magari cercava un difensore più esperto. Alla fine l'ultimo giorno di mercato io ero proprio nell'ufficio del presidente Sebastiani per realizzare un'intervista, Sebastiani ha chiamato Sartori e ha detto mi devi dare Gut. Sartori, che ha un ottimo rapporto con Sebastiani anche per le tante operazioni che sono state fatte negli ultimi anni, lo ha dato, lo ha girato in prestito, è arrivato in punta di piedi. L'esordio con Massimo Oddo il 2 novembre nella partita di Lecce, centrale della difesa 3, completata da Balzano centrodestra e Jaroszynski centrosinistra, e poi ha giocato spesso, anzi con grande costanza dobbiamo dire, con Roberto Breda, in totale 8 presenze Coppa Italia compresa, di cui 6 dal primo minuto. Niente male direi per un giovane che comunque è alla prima esperienza nel calcio dei grandi. Tra l'altro questo, e chiudo diciamo questa descrizione di Rodrigo Gut, secondo me può giocare anche da centrocampista diciamo difensivo, lo potremmo definire così, davanti alla difesa, perché ha buone qualità tecniche, quindi ha struttura fisica e potrebbe essere lo schermo davanti alla difesa per far poi ripartire l'azione con una certa linearità, perché possiede appunto una buonissima tecnica di base. Grazie Massimo, sentiamo Rodrigo su questa descrizione. Rodrigo, concordi con Massimo, con le parole di Massimo? Certo, tutto perfetto, una buona descrizione direi. Ha anche preso che io ho già giocato da centrocampista difensivo, l'anno scorso ho fatto 8-9 partite in quel ruolo e quindi ha un'altra opzione. Vedi, io non lo sapevo perché chiaramente insomma il campionato primavera ho seguito molte partite del Pescara, ma dell'Atalanta molte meno, anzi l'anno scorso un paio, proprio i due scontri diretti che ci sono stati, i due scontri col Pescara, io non lo sapevo e guardandolo immaginavo che potesse ricoprire quel ruolo e sono contento perché insomma qualcosa un po' ho capito allora del calcio. Mauro, potrebbe fare l'allenatore Massimo Profeta, vogliamo introdurlo nel settore giovanile del Pescara. No, ma stavo intervenendo perché Rodrigo devi sapere che dopo questa presentazione di Massimo Profeta, che lui è, non perché è qui, ma è un grande intenditore di calcio, avrai sicuramente una carriera splendida. Hai fatto una presentazione veramente speciale e sta a lui adesso dimostrare tutto il suo valore. Bene, belle parole anche da Mauro Esposito. Ragazzi, è il vostro momento, inizia Stefano Agresta, la prima domanda per Rodrigo Gut. Hai mai provato a cambiare ruolo? Ciao Stefano, sì, come abbiamo detto prima ho fatto sempre il difensore centrale, sia di destra sia che quello di sinistra, e nell'ultimo anno ho giocato anche da centrocampista difensivo. Seconda domanda da Giona Bafile. Sì,
In che squadra ti è piaciuto di più giocare? In che squadra? Non l'ho sentito bene, scusa. In che squadra ti è piaciuto di più giocare oppure ti sei trovato meglio? Intanto la mia prima esperienza in prima squadra è stata qua al Pescara. Cioè, all'inizio non ho avuto tante opportunità, ma come ha detto Massimo, ma adesso mi sto abituando meglio col calcio qua della Serie B. Mi piace molto giocare qua con i miei compagni. E l'altra squadra che ho giocato, cioè recente, è stato l'Atalanta, che avevamo anche un buon gruppo. Michelangelo Capuzzi. Ti sei ambientato bene qui in Italia? Questa è una buona domanda. All'inizio è stato un po' difficile, giusto per ci sono due culture diverse, ma alla fine mi sono trovato benissimo. Mi piace tanto la culinaria italiana e anche gli amici che ho fatto qua. La cucina italiana, è bello, dobbiamo approfondire. Che cosa ti piace della cucina italiana? Beh, sicuramente la pasta è diversa, e cioè tutti i tipi di riso, tutte queste cose. Massimo, lui ha detto due culture diverse. Per un ragazzo che all'epoca di questo cambiamento aveva 17 anni, che cosa significa passare dal calcio brasiliano a quello europeo? Beh, credo che non sia affatto facile, perché insomma sono due culture, come diceva Rodrigo, completamente diverse, altri mondi, altre situazioni da vivere, altre consuetudini, altre abitudini. Però io credo che lui abbia una famiglia importante alle spalle, non so, vedi, cioè si nota anche dalla faccia, dall'espressione molto pulita. Quindi io credo che sia poi importante anche la famiglia, anzi credo che sia fondamentale. Però si è inserito bene nel tessuto sociale italiano, perché comunque 3 anni fa, cioè è chiaro che abbandonare la tua terra per arrivare in Italia in un battibaleno, poi tra l'altro lasciando gli amici d'infanzia, tutto quello che hai fatto quando sei bambino, non è affatto facile. Quindi devi avere una grande testa, un grande carattere, un grande temperamento, e devi anche essere supportato, per me, dalla famiglia. Ecco, questo è il mio sommesso punto di vista. Quando hai una famiglia con dei principi saldi dal punto di vista anche morale, secondo me anche i figli ne traggono giovamento, e credo che questo sia un esempio. Mi sembra un ragazzo posato, tranquillo, che sa quel che vuole e fa quel che sa senza troppi inutili svolazzi, e quindi io gli auguro le migliori fortune, anche perché insomma ha delle qualità, quindi altrimenti non glielo avrei detto, e lo abbiamo notato anche in questo primo scorcio. Ripeto, non era facile ritagliarsi uno spazio, perché c'è tanta concorrenza. Lui ci è riuscito, ha prima convinto Oddo, ci ha messo un po' di tempo, ma era normale, comunque Oddo lo ha fatto debuttare. Adesso ci sta riuscendo con continuità con Roberto Breda. Tra l'altro volevo ricordare che è andato vicinissimo Mila al gol, al primo gol tra i professionisti, un colpo di testa bellissimo contro il Cosenza, ci aveva già provato nel primo tempo, gli era andata male, e a fine partita avrebbe potuto regalare una vittoria, sarebbe stata preziosissima per il Pescara, un colpo di testa, la traversa sta ancora tremando all'Adriatico, Giovanni Cornelli. Andiamo a Sebastiano Cicchitti. Buonasera a tutti. Volevo chiedere scusa se mi vedo un po' scuro, solo che sono in macchina e ritorno dall'allenamento. Ti capiamo. Volevo chiedere a Rodrigo Gut, secondo te quali sono gli elementi importanti per diventare calciatore nel calcio di oggi, oltre alle 12 tecniche? Ciao Sebastiano. Beh, sicuramente la voglia di crescere, la voglia di allenarsi bene tutti i giorni, e come ti posso dire, adesso mi è scappata la parola in italiano, ma cioè rincorrere sempre dietro ai tuoi sogni e fare sacrifici per le cose che vuoi. L'ambizione. Può essere. Mattia Colonna. Buonasera. Ciao Rodrigo, ciao. Volevo chiederti qual è stato il momento più bello vissuto grazie al calcio? Ciao Mattia. Sicuramente quando
fai un anno difficile con tante partite, alla fine cioè, arrivi in finale e esci campione. Sicuramente è una delle sensazioni più belle che ci siano. Filippo Di Blasio. Grazie a te. Filippo Di Blasio. Buonasera. Ciao Filippo. Volevo chiedere a Rodrigo come ha collocato il calcio allo studio. Questa è una domanda difficile. Beh, lo studio è molto importante. Ti toglie un po' l'attenzione dal calcio, però noi dobbiamo essere bravi, cioè, finché riusciamo a stare, cioè, a portare le due cose insieme, perché una aiuta l'altra, quindi sono due cose che sono così, lo sport e lo studio ti aiuteranno sempre. Quindi io a volte arrivavo stanco a casa dagli allenamenti, ma come ha detto Massimo, la mia famiglia, i miei genitori mi hanno sempre detto che dovevo studiare, quindi anche se ero un po' stanco, cioè, alla fine riuscivo a far tutto e a studiare bene. Mauro Esposito, voi controllate l'andamento scolastico dei vostri atleti? Ma io dico sempre a loro, all'età di 12-13 anni, hanno due cose nella vita oggi: lo studio e il calcio, perché hanno deciso di giocare a calcio. Quindi sono due cose importantissime oggi. Lo studio prima di tutto, è normale, perché un domani hai un qualcosa se vuoi ambire a fare qualcosa. Il calcio oggi non lo sappiamo se loro possono diventare dei calciatori importanti. Io lo auguro ad ognuno di loro, però loro sanno benissimo che non è assolutamente facile. Però hanno deciso di fare questo sport, e quindi nel momento in cui fai anche questo sport lo devi fare con la massima ambizione che dicevamo prima, per arrivare poi dopo a essere qualcuno importante. Però è ovvio, non è facile, ma loro lo devono fare assolutamente. Ascoltato. Abbinare tutte e due le cose, dico. Andiamo da Mattia Di Salvatore. Ciao, io volevo chiedere se ha fatto qualche sacrificio e se sì, quale. Ciao Mattia, sì, per il calcio ho fatto tanti sacrifici, ma secondo me il più grande è aver lasciato la mia famiglia e, cioè, venire qua in Italia a vivere da solo. Per me quel è stato il principale. Grazie. Grazie. Simone Iocco. Salve, io volevo chiedere se dialogare con i propri compagni che hanno lingue diverse è difficile in mezzo al campo. Beh, a volte quando due persone non parlano la stessa lingua diventa un po' difficile le cose, ma secondo me noi che siamo lì dentro, che sappiamo giocare a calcio, a volte con un sguardo capisci già tutto, quindi anche se non lo capisci, lo capisci. E andiamo da Matteo Mastro di Casa. Buonasera a tutti. Io volevo chiedere a Rodrigo la prima sensazione che ha provato con il debutto con la maglia bianca-azzurra. Ciao Mattia. La mia prima partita è stata in Coppa Italia contro il Parma. È stata una partita molto dura perché loro avevano una squadra forte. Ma io ero contentissimo per fare il mio esordio come professionista, quindi è stato molto bello. Va bene, grazie. Giacomo Mino. Buonasera, qual è stato l'attaccante che ti ha messo più in difficoltà? Questa è una domanda difficile. Forse Massimo. Beh, può darsi che adesso non mi ricordo. Non l'ho incontrato ancora. Lo incontrerò. Anche secondo me. Massimo Profeta, ha un'idea? Ragione Mauro, non l'ha ancora incontrato, perché tutti gli avversari che finora ha affrontato praticamente gli ha lasciato le briciole, diciamo così. Torniamo ai ragazzi. Luigi Morazzini. Volevo chiedere a Rodrigo qual è il calciatore a cui si ispirava da bambino. Beh, di sicuro ce ne sono tanti,
Ma io guardavo tanto Ronaldinho, Kakà, Thiago Silva, che per me sono giocatori spettacolari. Adesso vorrei far intervenire il dirigente accompagnatore Alfredo Capuzzi, se ha una domanda da fare a Rodrigo o un commento. Allora Mila, io più che fare una domanda a Gut, ma non perché non voglio, volevo innanzitutto ringraziare tutti i ragazzi che in questo periodo si stanno allenando veramente con molta passione e con tanta intensità. Questo ovviamente grazie allo staff, che soprattutto al mister Mauro, che ogni allenamento veramente inventa esercizi per tenere alto il morale dei ragazzi. Veramente quest'anno uno staff di primissimo livello. E colgo l'occasione anche per salutare gli altri componenti dello staff, il nostro preparatore dei portieri Antonio Cozzi, il nostro fisioterapista Giuseppe Fruscella, poi Andrea Trapani, che oggi abbiamo visto Il all'opera, collegamento. e poi il nostro mitico Bruno, il nostro altro dirigente e accompagnatore, che volevo salutarli e ringraziarli, e speriamo che questo periodo possa finire e così tornare a giocare e vedere se effettivamente quest'anno il nostro mister Mauro Esposito ci ha fatto fare quel salto di qualità. Alfredo, Tutto qui. grazie, grazie per questi complimenti. Fortunatamente i ristoranti sono chiusi e Ecco, quindi la beh, cena. a pranzo no, però. Ah, è vero, a pranzo no, ma a pranzo non c'è tempo ancora, Mila, Non c'è per andare. Ci abbiamo tempo. gli allenamenti, però Sono quando, io. speriamo che i ristoranti riapranno presto, perché dobbiamo come minimo fare tante di quelle cene Sì. che fa bene al Sì. gruppo. Ti noto anche io, Beh, Ma mi Massimo e sembra ovvio. Mila, invitati per forza, Grazie. siete tanto paga il mister, Il quindi non c'è mister è sempre problema. lui, Beh, certo, è sì. logico. Conosciamo la Volentieri. sua generosità e l'abitudine di offrire cene di Vabbè, Mauro comunque Esposito. approfitto per fare una domanda a Gut, già che ci sono. Vai. Ecco, il rapporto con l'alimentazione. Visto che adesso sei in Abruzzo, la cucina è ottima, come fai a mantenerti in forma? Allora, ti dico la verità, per fortuna che ho la mia mamma a casa qua, che così mi fa sempre da mangiare prima degli allenamenti, dopo, quindi cioè, mi prendi cura bene, diciamo così. Dal churrasco agli arrosticini sei passato. Quasi, quasi. Allora, coinvolgiamo anche Manuel Stante, il collaboratore di Mauro Esposito. Buonasera, buonasera. La mia Ciao domanda Manuel. è come l'emozione che ha provato ad mettersi la prima volta la maglietta nazionale brasiliana, ovviamente. Quella sicuramente è stata una di quelle emozioni più belle che ho vissuto nel calcio, ma anche essendo nazionale giovanile è un'esperienza vestirla la male del tuo, cioè del tuo paese, paese si dice? Paese? Paese, sì. Vestirla male del tuo paese è una questione di onore e orgoglio. Francesco Parisse, altra domanda. Buonasera, volevo Ciao. chiedere se in campo ti è mai capitato di magari demoralizzarti un po' per aver fatto subire un gol alla squadra, aver sbagliato un passaggio facile. Sì, tante volte ho già. Cioè, come difensore centrale, a volte noi che siamo più vicini alla nostra area, a volte possiamo concedere degli errori. E assolutamente, come siamo gli ultimi uomini, gli attaccanti fanno gol. Ma tutti sbagliano. Io stavo guardando anche la partita del Chelsea un po' di mesi fa, e Thiago Silva ha sbagliato, ha fatto un errore grosso. E il Chelsea ha subito gol, quindi tutti sbagliano e dobbiamo guardare sempre avanti. Mario Grazie. Pietro Paolo.
Ciao, buonasera. Volevo chiedere a Gut come ti sei sentito quando hai cambiato squadra e come ti sei ambientato con nuovi compagni. Buonasera. Cambiare all'inizio è sempre un po' difficile, abituarsi con le cose nuove, ma io conoscevo già alcuni giocatori che erano venuti, quindi loro mi hanno raccolto bene, anche tutti gli altri compagni, quindi io mi sono ambientato benissimo. Riccardo Quieti. Qual è stata la tua difficoltà più grande? Secondo me l'infortunio che ho fatto 2 anni fa, ho dovuto stare 5 mesi fuori dal campo, fuori dagli allenamenti. E in quel momento lì inizia a passare un film nella tua testa, quindi è un momento un po' particolare, un po' difficile, ma ho sempre avuto i miei amici, la mia famiglia a fianco, quindi loro mi hanno aiutato molto. Nicolo Salvio. Volevo chiedere se è stato difficile cambiare città e lasciare amici e i propri parenti. Sì, come avevo detto prima, quella è stata una delle cose, cioè uno dei sacrifici più grandi che ho fatto prima, quando sono venuto qua. E adesso, quando mi sono trasferito da Bergamo a Pescara, è stato un po' più facile, ma mi sono trovato benissimo qua a Pescara, quindi cioè, sono contento. Alessandro Sceai. Buonasera, volevo chiedere cosa ti ha spinto a diventare un difensore. Buonasera, quella l'avevo scelta da piccolo, diciamo così, quando avevo più o meno la tua età, che ho iniziato, perché in Brasile si fa o calcio a 5 o calcio a 11, e quando ho fatto questo salto ho iniziato lì da centrocampista difensivo, e poi io ero sempre molto più alto di tutti, quindi il mister mi ha detto di andare in difesa e alla fine mi è piaciuto. Andrea Tarantelli. Buonasera, volevo chiedere che squadra tifava e qual era secondo lui il miglior giocatore di questa squadra. Buonasera, io tifavo la mia squadra che giocava in Brasile, ormai io sono cresciuto là, sono stato 7 anni nei settori giovanili, che si chiama Coritiba. E non lo so se saprai alcuni giocatori, ma mi piaceva molto Alex, che ha giocato anche al Fenerbahce e diverse squadre in Brasile. Andiamo avanti, Gianmarco Tombion. Buonasera, volevo la domanda a Gut, gli volevo chiedere con quale compagno di squadra si è ambientato meglio. Qua al Pescara? Sì. Qua sono venuto già con alcuni amici fatti, con me Bellanova che giocava all'Atalanta con me, quindi con lui avevo un rapporto più vicino, ma anche Capone, gente che avevo già rapporti. Ok, grazie. Infine, Adriano Verna. Buonasera a tutti, volevo chiedere a Rodrigo, per te chi è adesso il difensore centrale più forte del mondo? Buonasera Diana. Allora, mi piacciono 3 in particolare: Van Dijk, Sergio Ramos e Thiago Silva. Lo lascio a te scegliere qual è il migliore. Per me Van Dijk. Sì. Ma allora che bello. Diciamo Van Dijk. Grazie. Allora Mauro, sono preparatissimi i tuoi ragazzi. L'hai visto? E sono molto bravi anche in campo, alla prima partita ti è invitata anche quella a venire a vedere. Grazie, volentieri, speriamo si possa ricominciare presto. Posso fare io una domanda a Rodrigo? Certo, vai. Visto che lui viene da un settore giovanile come quello dell'Atalanta, che sappiamo tutti sforna talenti in continuazione, il fatto che lui ha questa statura importante e sappia giocare anche con i piedi, impostare l'azione, come diceva Massimo in presentazione, se c'è stato un allenatore del settore giovanile che magari
gli ha insegnato questo, perché c'è un lavoro dietro sicuramente che parte da, già da qualche anno, anche se lui è giovanissimo. Se c'è stato un allenatore in particolare che gli ha inculcato questa mentalità, perché deve avere anche tanta personalità per fare certi tipi di giocate quando parti da dietro. Sì, come avevi detto, cioè nel settore dei giovanili dell'Atalanta facciamo tanti allenamenti tecnici e di uscite, 11 contro 0, come lo facciamo anche qua. E nel settore giovanile dell'Atalanta ho avuto per 3 anni Massimo Brambila. È stato un mio giocatore, ho giocato con lui a Cagliari. Lo saluto, il mister. Lo ringrazio anche perché lui che mi ha messo in quel ruolo di centrocampista difensivo e ha avuto fiducia in me, quindi lo ringrazio tantissimo. Ah, quindi Massimo Profeta, hai chiamato Massimo Brambilla tu, ecco dove hai avuto. Comunque Massimo Brambilla già si vedeva che era un allenatore già in campo quando giocava. Io mi ricordo grandissimo giocatore, cioè ai tuoi tempi, perché tu insomma hai una certa età, no scherzo assolutamente, però è un ottimo giocatore, centrocampista di grandissime qualità insomma, dal punto di vista tecnico ma non solo, lui faceva girare la squadra in mezzo al campo, non so se dico una fesseria ma non credo, no? No, erano quei classici giocatori che magari non ti facevano la giocata che ti colpiva, però era essenziale averlo in campo. Esatto. Massimo, psicologicamente, il nostro ospite, Rodrigo, come ti è sembrato? Ecco, la sua traccia adesso un profilo psicologico. Ma secondo me, come dicevo prima, cioè, sai, l'impressione, no? La sensazione che siamo... ragazzo molto concreto, molto pragmatico, un bravo ragazzo, un ragazzo che sa quello che vuole e fa tutto quello, ecco, l'importanza, vedi, lui lo ha confermato, no? Perché si capisce subito, l'importanza della famiglia secondo me è assoluta a questa età, è assoluta, perché poi lo ha detto anche quando ha parlato dell'alimentazione, no? Meno male che c'è mia mamma che no, sta a casa e quindi mi dà delle regole, perché questo è importantissimo. Se fosse stato da solo magari qui a Pescara, probabilmente sarebbe stata la stessa cosa, perché comunque un bravo ragazzo, però non era la stessa cosa, perché non sarebbe stata la stessa cosa, perché comunque alle spalle la famiglia è fondamentale secondo me, e soprattutto quando sei giovanissimo. Lui viene anche da una scuola comunque importante, lo dobbiamo ribadire e ricordare, cioè l'Atalanta oltre che essere una miniera, diciamo così, di talenti, è anche una palestra di vita, cioè questo è fondamentale anche ricordarlo ai più giovani, perché la Atalanta adesso sta venendo fuori, diciamo, con questi campionati super anche in Serie A, no? Però in realtà l'Atalanta ha sempre avuto un vivaio importantissimo nel tempo, sono almeno 30-40 anni che fa le stesse cose, con grandi maestri, con grandi insegnanti, più di vita che sul campo d'accordo, ma di vita soprattutto, perché poi alla fine sei un ragazzo che diventi uomo, e quindi se dai delle basi io credo che sia molto ma molto determinante questo discorso. Tanto stavo riflettendo su Ale, non so se quel giocatore che venne, mi riferisco proprio a Rodrigo, ha avuto anche un'esperienza, se non vado errato, in Italia, però senza giocare nel Parma, e lui... Guarda che non te lo so dire questo, perché ho preso il fine della sua carriera, che è stato al Coritiba, quindi non, cioè, questa domanda... Ha giocato col Cruzeiro, Fenerbahce, cioè queste squadre, sì, qua. Sì, Palmeiras. Era un grande fantasista, driblomane, grande qualità tecnica, se non un bel sinistro, un bel sinistro. Allora è lui, perché è stato, fu acquistato dal Parma nel 2001... E poi però praticamente ha giocato solo amichevoli e andò via a gennaio, nella sessione successiva invernale. Quindi non ha giocato partite di campionato in quella Serie A. La bella notizia è che finalmente il campionato primavera riprende e i biancazzurri saranno ospiti domani dello Spezia. E quindi finalmente ricominciano il campionato. Ricordiamo che l'11 di Mister Irvese ha 2 vittorie su 2 alle spalle. Ascoltiamo gli umori in casa pescarese proprio dal capitano Tringali.
Non abbiamo mai smesso di allenarci tutte le settimane per mantenere la forma, è giusto così. Anche il periodo di Natale ci siamo andati abbastanza, 6-7 giorni su 15, quindi siamo pronti per partire questo campionato a 1000 e cercare di portare tutte le partite a casa, diciamo. Ricominciate la squadra imbattuta in campionato, sentite il peso di questa responsabilità di riprendere la stagione con lo stesso ritmo? Sì, noi comunque diciamo che ripartiamo da imbattuti, anche se abbiamo giocato solo due partite, però comunque noi non pensiamo ai risultati, diciamo, comunque delle prime due partite, noi pensiamo ad andare avanti partita per partita, cercare di fare il meglio possibile perché siamo una squadra forte e vogliamo puntare in alto. Voi avete vissuto all'inizio stagione l'esperienza del Covid, come siete usciti e come viene rispettato il protocollo adesso? Eh sì, purtroppo anche noi abbiamo avuto dei contagiati squadra, circa 7, quindi abbiamo passato un periodo in quarantena in cui comunque dopo siamo ripartiti, ma con rispettando tutte le direttive che la società ci ha imposto, perché comunque ci siamo allenati senza contatto, però poi abbiamo ripreso normalmente questa attività. Da poco è iniziato il 2021, cosa chiedi al nuovo anno? Sicuramente abbiamo passato un anno molto molto difficile perché abbiamo giocato pochissimo, quindi giustamente è stato un anno molto complicato. Il 2021 speriamo che comunque recupereremo tutte le partite che abbiamo fatto, che non abbiamo fatto, sperando di ricevere una soddisfazione di squadra molto importante e vincere questo campionato. Un forte in bocca al lupo alla primavera di mister Iervese. Noi ci concediamo qualche minuto per le battute finali. Allora, vorrei sentire da Rodrigo Gut, che clima c'è in attesa di questa gara con la Cremonese, scontro diretto che farà scoprire che Pescara sarà quello che proviene dalla sosta. Rodrigo. Sicuramente sarà una buona partita, noi ci stiamo allenando molto bene e abbiamo la testa giusta per ritornare dopo la sosta e sicuramente vogliamo fare come le ultime, cioè belle vittorie per puntare in su. Ricordiamo gara domenica alle 16 allo Stadio Adriatico Cornacchia. Massimo? Beh, guarda, c'è il mercato di mezzo. Intanto ricordiamo che è stato ingaggiato Macin, che è un ritorno, il secondo ritorno di Macin, un giocatore molto importante, sicuramente può essere il valore aggiunto di questa squadra sul piano della qualità. La Cremonese anche si è rinforzata perché ha preso Carnesecchi, che è un portiere di talento, a proposito di Atalanta, perché viene dall'Atalanta classe 2000, lo scorso anno era a Trapani, tra l'altro nazionale under 21 se non vado errato, e ha anche acquistato Bartolomei, che è un centrocampista di esperienza che non ha bisogno di presentazioni, lo scorso anno era alla Spezia, ha vinto il campionato con Vincenzo Italiano, ha cambiato allenatore Pecchia, che è sicuramente un buon allenatore, l'anno scorso ha allenato la Juve under 23, trascorsi importanti da calciatore, tra l'altro segnò, questo lo volevo ricordare perché l'ho fatto vedere nella trasmissione Solo Calcio, visto che feci la telecronaca, anzi la radiocronaca all'epoca, nel 96-97 Pescara-Napoli di Coppa Italia fu decisa proprio da un gol di Pecchia all'Adriatico Giovanni Cornacchia, era credo ottobre 1996, il Pescara faceva la B, allenato da Delio Rossi, giocava un calcio stupendo, spettacolare, il Napoli faceva la Serie A col compianto Gigi Simoni in panchina, ma il Pescara diede una lezione di calcio a quel Napoli e uscì da quella competizione, era una partita secca, immeritatamente finì 1-0, gol di Pecchia, questo così giusto per ricordare un po' i trascorsi di questo allenatore, che è giovane, ha vinto anche un campionato di B col Verona, ma era un Verona grandi firme nel 2016-2017. Insomma, è una partita che nasconde, Mila, delle incognite, perché non
non sappiamo che Cremonese sarà, è una squadra comunque che ha grandi giocatori, giocatori importanti per la categoria, e sta facendo male, oggettivamente sta facendo male, ha un punto in meno dei biancazzurri, è uno scontro diretto, tra l'altro c'è anche Ceravolo in organico e sembra, anzi si dice che l'ingaggio di Ceravolo sia ad un passo, parlando ancora del Pescara, quindi dopo la partita sarà concretizzato questo passaggio di Ceravolo al Pescara, quindi ci sono tante incognite, non sappiamo che tipo di sistema di gioco adotterà Fabio Pecchia. Una cosa è certa, il Pescara deve fare il risultato, deve proseguire questa striscia di risultati utili consecutivi. La vittoria di Reggio Emilia sicuramente ha dato una motivazioni ulteriori alla squadra, perché vincere in 10 uomini all'ultimo secondo e poi in 9 per l'espulsione di Scognamiglio, insomma, non è da tutti, una grande prova di carattere. Secondo me Breda sta facendo un ottimo lavoro, però ogni partita fa storia a sé. L'importante è dare continuità, perché il campionato di Serie B ce lo dice, la sua storia è un campionato nel quale paga la continuità di risultati, e speriamo che insomma si possa riprendere il cammino dopo la sosta con un risultato positivo. Naturalmente sarebbe il massimo se arrivasse la vittoria, perché di fatto oggi Pescara Cremonese è uno scontro diretto. Bene, allora ringraziamo tutti gli under 13 di Mauro Esposito, naturalmente mister Esposito, il dirigente Capuzzi, il vice allenatore Stante, e poi ringraziamo Massimo Profeta per la sua presenza, naturalmente un grazie speciale a Rodrigo Gutte, in bocca al lupo per questa partita, e i ringraziamenti di rito sono ad Angelo Londrillo dell'attività di base della Pescara Calcio, al dirigente Geria e a Massimo Bucciante dell'ufficio comunicazione della Pescara Calcio, e naturalmente ad Alceo Tontolonati per questa diretta, a Luca Teseo e Francesco Paolo Salviani per i servizi, e al nostro mega regista Andrea Di Fabio. Ci vediamo la prossima settimana, vi ringraziamo per essere stati con noi e buonanotte con Cuccioli e Campioni.